Siamo con Luigi De Pascalis, noto scrittore, premiato recentemente col premio Aquistoria per il romanzo storico Notturno Bizantino, che è stato tra l'altro candidato anche al premio Strega nel 2016 e sta attualmente lavorando ad un romanzo su Caravaggio, uno sul pittore spagnolo Goya. Dal 2000 ha posto la sua sede qui a Tarquinia e gli chiediamo, secondo lui, qual è il segreto del successo delle sue opere che stanno riscontrando negli ultimi anni. Io mi organizzo sempre come se dovessi fare un viaggio nel tempo, quindi preparo la mia valigia che è fatta di saggi e di notizie, anche le più minute, e con quelle faccio il mio viaggio che spero che diventi anche il viaggio del lettore. E molti lettori si riconoscono in questo mio modo di proporre le storie. Posso citare un caso abbastanza curioso. C'è stata una persona che ha letto il romanzo Notturno Bizantino e quindi poi è andata a Costantinopoli, a Istanbul, quindi a Costantinopoli, a cercare la mia Costantinopoli ed è tornata delusissima da non averla trovata perché era stata distrutta dai turchi. Comunque mi diceva: è molto più bella la Costantinopoli tua del libro che quello che ho visto. Ecco, quindi questo dimostra che insomma in qualche modo la documentazione poi paga. E come mai hai scelto proprio Tarquinia per vivere? Ho scelto Tarquinia perché mi piaceva moltissimo il centro storico. Sono tornato un giorno a casa a Roma e ho detto a mia moglie: ho comprato casa. Puoi immaginare che cosa significhi in una famiglia una cosa del genere. Abbiamo impiegato molto tempo per cercare di restaurare il più possibile perché la casa era vecchia di 900 anni e ho scoperto solo dopo che era stata la casa natale del Cardinal Castellesi, personaggio dimenticato qui a Tarquinia. Ho fatto ricerche, ho pubblicato un libro con la Società d'Arte e Storia sull'argomento e mi dovrebbero cacciare con le armi da casa mia, insomma. Io ci vivo bene a Tarquinia. Crede che sia valorizzata quanto merita la sua storia? Tarquinia non è valorizzata come merita la sua storia, però questo è un problema che colpisce quasi tutti i centri storici italiani. In realtà l'Italia come nazione esiste poco, esiste come insieme di comunità locali, le quali hanno le loro caratteristiche. Nei quartieri nuovi queste caratteristiche sono totalmente dimenticati. Invece una volta c'erano capimastri, c'erano strutture, c'erano cose che caratterizzavano i centri storici. Noi questa cosa l'abbiamo totalmente dimenticata, sia a livello nazionale che a livello locale. Spesso i suoi romanzi trattano di passaggi da un periodo storico a un altro, da un mondo a un altro, possiamo dire. Come mai questa scelta? Io ho studiato antropologia culturale, che mi ha insegnato che a volte i comportamenti umani restano pur cambiando significato. Questa cosa è vera particolarmente nei momenti di passaggio, dal cristianesimo dal paganesimo al cristianesimo, dal medioevo al rinascimento e oggi di nuovo tra un'Italia e un'Europa che vengono fuori da guerre tremende, a un'Europa che pretende di unirsi nel modo sbagliato però. Cosa pensa del cambiamento che è in corso appunto in Italia, Europa e l'Occidente in generale, magari anche alla luce dei fenomeni migratori in corso? Oh, dunque, questa è una cosa che non piacerà a molti, però è la prima volta nella storia dell'uomo che ci sono delle comunità che non difendono i propri confini ma accolgono. Questa cosa in realtà non è proprio la primissima volta, è avvenuta già con le guerre gotiche e sappiamo come è finita. Tarquinia è stata distrutta dalle guerre gotiche. Facciamo riferimento alla fine dell'impero romano in sostanza. Esatto.